I discorsi delle donne sollevano il mondo, diceva Isabella Allende, ed è nato da una chiacchierata tra due donne, lo spettacolo teatrale in memoria di Francesca Morvillo, scritto da Cetta Brancato, scrittrice e autrice teatrale, una sorta di gesto riparatore nei confronti di una donna forse per troppo tempo tenuta nell'ombra, un gesto che fonda le sue radici nella poesia, nella memoria e nella morte. Questo è stato Canto per Francesca, Parole e Musica al Teatro Regina Margherita, per ricordare il magistrato. La donna, la moglie a 26 anni dalla strage di Capaci. Sono stati gli stessi colleghi magistrati della Morvillo ad organizzare la serata, la NM Nissena e la prefettura ed infine il comune. Un rapporto profondissimo, quello tra le stragi, i fatti del 92 e la città di Caltanissetta, dove le indagini sono state fatte ed i processi si stanno ancora celebrando. Questa serata vuole essere anche un ricordo di quel tragico evento che ha segnato un po' tutto il popolo italiano, che non è stato più lo stesso dopo quel momento. Francesca Morvillo chiaramente è stata una donna, magistrato, irreprensibile, che è stata anche un esempio. Ci piaceva anche dedicare questa serata a lei, partendo da questo testo teatrale scritto da Cetta Brancato, che diciamo, ha messo a disposizione della NM, la sua penna, diciamo, la sua arte, per scrivere questo testo dedicato alla Morvillo. Sulla scena due interpreti, una voce narrante, quella di Antonio Raffaele Adamo, regista e attore, e Viviana Lombardo, attrice palermitana, al violoncello Daniela Santamaura. Il giudice Morvillo, attraverso la voce di Viviana Lombardo, si è raccontata, ha messo in luce le emozioni, le sensazioni di una donna normale che viveva però in una condizione speciale, differente dalle altre donne, con una vena sempre di malinconia che ha per tutto il tempo accompagnato l'interpretazione e le sue parole. E poi la voce narrante, quella che ha raccontato il contesto, i luoghi magicamente descritti, la Sicilia, la Sinara, la voce della loro terra. L'idea nasce proprio dalla voglia di ricordare Francesca Morvillo, che ingiustamente nei giorni delle commemorazioni troppe volte è passata in secondo piano. Quindi il ricordo di questo giudice, il ricordo di una donna che è morta accanto al suo compagno per una casualità, perché quel giorno non doveva essere con lui. Quindi Francesca viene raccontata donna, giudice, ma anche compagna di vita di Giovanni Falcone. Forse per tanto troppo tempo, come è stato ripetuto durante la serata più volte, Francesca Morvillo è stata tenuta nell'ombra, una figura forse probabilmente considerata di secondo piano, e anche dopo la morte è stata lasciata sola, a causa del trasferimento della salma del giudice Falcone al Pantheon. Sinceramente, la prima volta che ho affrontato il testo non mi aspettavo, seppur sapendo comunque l'impatto emotivo che andavo ad affrontare, non mi aspettavo tutta questa emozione. Tant'è che la prima volta che l'abbiamo fatto, e anche qualche giorno fa a Trapani, è stata un'emozione talmente forte da ogni tanto non riuscire a gestirla. È una donna, era una donna, un magistrato, ma soprattutto una donna, forse un po' lasciata da parte nel ricordo di questa strage, nonostante fosse la stessa un magistrato. Quindi è giusto restituirle quello che le è dovuto. Il significato del lutto è soprattutto nella cultura siciliana, che indica qualcosa di personale e di familiare. Dopo le stragi è cambiato, è diventato un lutto collettivo, il lutto civile, e dopo le stragi il riconoscimento della morte è stato un fatto sociale, non più personale.